Casteldelpiano verso il palio dell'8 settembre, dedicato quest'anno come sempre alla Madonna delle Grazie, ma anche al 60° dell'istituzione del liceo Enrico Fermi. Allora, con noi Cristina Pellegrini, l'Accademia delle Belle Arti a Firenze, e soprattutto hai anche dipinto tre pali qui a Casteldelpiano. Hai ricevuto un incarico importante dalla consulta delle contrade di Casteldelpiano, che è costituita da 4 priori, quindi in massima dirigenza. Allora, il motivo qual è? Quello di portare alla festa dei simboli, ma soprattutto dei ricordi e la storia di Casteldelpiano attraverso i 4 stemmi delle 4 casate più importanti del paese. Merciatori, contrada del monumento, Giranneschi per le storte, Nasini per il borgo e Nerucci per il poggio, dove ci troviamo proprio accanto al Palazzo Nerucci. Sì, bene, io ho accettato molto volentieri l'incarico, anche perché ci tengo al palio, come tutti sanno, e l'ho fatto dedicandomi proprio alla storia, per l'importanza della storia del palio e soprattutto del paese, perché queste 4 famiglie infatti sono le principali, diciamo, per quanto riguarda l'importanza urbanistica e storica di Casteldelpiano. Ricordandoci Giranneschi per quello che ha fatto il signor Domenico Giranneschi, che era un notaio e comprò negli anni tanto terreno, anche il palazzo ora dell'attuale municipio, e dove lo stemma è un leone rampante con la luna e il sole, e niente, ci sono molto legata perché Giranneschi Stefano, un erede, aveva qui in piazza la libreria storica di Casteldelpiano. E poi, per quanto a Nasini, il borgo, la contrada del borgo, dove è dedicata anche il corso Nasini, scuola grandissima dell'Ottocento, dove proprio tutti dipingevano, e tutta Lamiata gode dei preziosi dipinti e affreschi, e si trovano anche qui sotto le logge. Poi Palazzo Nerucci, anche qui è un Domenico Nerucci, che nel 1564 costruì il primo palazzo importante al di fuori, diciamo, delle mura, sulle mura, per ampliare proprio il paese. E ora Palazzo Nerucci ospita la raccolta di arte storica, la Grande Guerra, tutto un discorso sui reduci e i nostri caduti sulla Grande Guerra, poi una collezione di educei, la biblioteca, insomma la fondazione Imberciatori. Passiamo infatti a Imberciatori, la contrada del monumento, che è colui che architettò i tre viali che danno la forma bellissima anche dall'alto, proprio all'ingresso di Casteldelpiano, che poi porta al monumento, ai caduti, che è il simbolo anche della contrada del monumento. Ecco, tutto questo è stato presentato durante nella prima giornata, che era la vigilia della presentazione del palio. Io chiedo a Cristina, che ha un maestro a cui tieni tanto nominare, che è l'artista Giulio, grossetano anche lui, non lontano da queste parti. Se io dipingo è grazie a un'amicizia grandissima che c'era fra mio babbo e il maestro Giuliano Giuggioli di Folloni. Io, avendo fatto tutta l'infanzia e l'adolescenza follonica, babbo vide subito che c'era dell'amore per l'arte e mandò da Giuliano, e da Giuliano io posso solo ringraziarlo, perché al di là dell'amicizia proprio è lui che mi ha insegnato. Bella l'Accademia, bello il liceo artistico, ma vedere dipingere in una bottega, di fatto era una bottega come ai tempi vecchi, dove impari a dipingere vedendo il maestro dipingere. Cristina, sono contro Daiola, il fazzoletto non tradisce questo, un tuo palio è all'interno della tua contrada. Vinto nel 2003 da mio defunto marito Adriano Monaci, in quel periodo capitano del Poggio, quindi doppia soddisfazione per me e per lui. Io vinco il concorso. Ai tempi si faceva un concorso per dipingere il drappellone, quindi ci fu una festa. Oggi viene indicato direttamente dall'amministrazione comunale, veramente una battuta, perché
mi dispiace perché ci sarebbe da parlare molto del palio di Cecilia Rigacci che hai visto l'altro giorno. Bellissimo, io sono sincera, non giudico mai i lavori degli altri perché quando lo fanno con me, giustamente se è costruttivo va bene. Lì per lì non mi ha emozionato appena uscito, ma è un bellissimo palio. È un bellissimo palio perché esce, va al di là degli altri, cioè nel senso è una cosa nuova, non è una scopezzatura degli altri, come purtroppo succede involontariamente perché certo, ci si guarda fra l'uno e l'altro, io per prima. Lei ha fatto una cosa secondo me deliziosa, deliziosa, molto elegante e delicata. Cioè si vede la mano di un'artista donna.